io direi di andare a vederlo subito dello Standard & Poor's 500. Quindi cominciamo dal faro dei mercati azionari, va benissimo. Sì, sempre la nostra bussola e quindi andiamo lì. Ok. Allora, cosa sta succedendo? Come vediamo, lo Standard & Poor's 500 venerdì, non l'ultimo, ma quello ancora della scorsa settimana, aveva dato prova di andare a rompere un forte supporto in area 3859 e poi, come succede anche spesso nei mercati americani, nell'ultima ora, io la chiamo, arriva la cavalleria a salvare il fortino dei rialzisti, e abbiamo visto venerdì l'altro ancora una candela interessante di ripresa nelle ultime ore. Dopodiché abbiamo visto una continuazione di questo rimbalzo per andare poi nella giornata di venerdì, quest'ultimo, a rompere una interessante resistenza in area 4090. Per cui il mercato americano ci sta dando dei segnali importanti e decisi, direi, di rimbalzo e di una possibile nuova fase di tendenza rialzista. Quindi ci sta dando dei segnali positivi e questo lo possiamo, a mio avviso, interpretare come una ritrovata fase di ottimismo da parte degli operatori, quindi degli investitori, sul fatto che alcuni dati economici americani in rallentamento stiano in qualche modo facendo pensare alla Fed, non tanto nelle prossime due riunioni, ma da quello che a mio avviso arriverà di settembre, di calmierare quelli che sono i rialzi di tassi di interesse previsti fino a poche settimane fa. Questo sta dando il via ad un possibile, come abbiamo visto, ritorno agli acquisti, quindi ripresa di un minimo di ottimismo da parte di investitori e operatori, che si traduce in acquisti sullo Standard Poor's 500 e in una fase possibile di ripresa anche per i nostri mercati, ovviamente europei. Sì. Poi abbiamo ripresa, riapertura anche in Cina, quindi stiamo vivendo una nuova fase, non sappiamo ovviamente quanto possa durare, per ora è un buon rimbalzo nei mercati azionari americani e si traduce ovviamente poi anche qui da noi in Europa. Ok. E beh, certo, è tutto di riflesso, no? Ovviamente. Esatto. Ecco, peraltro a livello europeo, insomma, questi giorni avremo delle indicazioni anche importanti sull'inflazione, perché poi, sai, no? Dicevamo, beh, ma l'America è distante da noi a livello di problematica dell'inflazione, ma ci siamo anche noi adesso. Domani, infatti, beh, oggi dati della Oggi la Spagna e Germania, la Germania, esatto. esatto, domani quella europea che fa un po' una media di tutto il Esatto. vecchio continente, insomma, via. Dato importantissimo anche questo. Beh, anche perché capiremo, insomma, un po' le indicazioni che ci darà la Banca Centrale Europea nella prossima riunione. È sicuro anche questo, però il sentore che si sta avendo sull'inflazione è, guardando dal lato America, è che si sia raggiunto un picco, almeno temporaneo, e quindi possa esserci un po' di discesa. Questo va a calmierare un po' la tensione sui tassi di interesse, che erano saliti oltre il 3% negli Stati Uniti, 3,22 per essere la precisione. Questa mattina il T-note è il 2,73, quindi si sta riallineando a una nuova fase che vede anche un po' di rallentamento dell'economia americana. Quindi i mercati azionari, da questo punto di vista, come sappiamo, anticipano tutto e quello che potrebbe succedere da settembre in poi, ed ecco che stiamo vivendo questa possibile nuova fase di rialzo dei mercati azionari americani. Ok. Allora, Sergio, dicevamo, S&P 500 i migliori settori del momento, proprio alla luce di questa panoramica che hai fatto tu, andiamo a capire quali sono per gli investitori le cose da guardare principalmente. Sì, andiamo a fare uno spaccato interno dello Standard Poor's 500. Noi abbiamo appena visto l'indice, evidentemente, che accomuna tutti i settori del mercato, e andiamo un po' all'interno a vedere cosa sta succedendo. Allora, sul mercato americano, Standard Poor's 500, qui abbiamo la classifica ranking partendo dall'alto dei settori migliori. Quindi abbiamo sempre comunque energia che svette in alto. Anzi, nell'ultima fase si è addirittura apprezzata mentre il mercato scendeva. Servizi di pubblica utilità rimangono ancora in alto
Alla fine di questo mese abbiamo un ritorno delle materie prime, cioè quindi quelle società che in qualche modo trattano materie prime, e il ritorno della salute, mentre beni di prima necessità e immobiliare scendono, che occupavano nel mese precedente il terzo e il quarto posto. Andando poi in giù abbiamo il settore finanza, industria, tecnologia, beni voluttuari e telecomunicazioni, che occupano gli ultimi stadi insomma della nostra classifica. Per cui è estremamente importante andare a vedere i primi 3-4 settori, io in particolare ne guardo 4, sì, sullo Standard Poor's 500, e da lì poi potremmo trarne delle indicazioni. Allora, io direi questo: finora abbiamo dato delle indicazioni generiche andando a vedere quali potrebbero essere i migliori settori. Da oggi direi lo traduciamo anche in forma pratica con un portafoglio molto semplice che si può comunque replicare. Ecco, infatti spieghiamo questo, perché Sergio, insomma, è un'aggiunta importante che dà indicazioni ancora più precise e soprattutto più concrete, che è quello che insomma serve, perché poi la teoria va bene, ma se non segue la pratica è sempre difficile muoversi. Spieghiamo bene che cosa vogliamo aggiungere, insomma, qual è il valore aggiunto appunto di quello che adesso andrai a raccontarci. Sì, infatti io direi che traduciamo quello che stiamo vedendo in questa classifica in un valore aggiunto secondo me molto importante. Possiamo replicare quindi i primi quattro settori dello Standard Poor's 500 semplicemente comprando degli ETF che replicano i relativi settori. Gli ETF, ricordo, sono dei fondi di investimento che si possono acquistare semplicemente in borsa ed hanno peraltro un costo di gestione estremamente limitato, quindi molto molto basso. Come possiamo fare? Allora andiamo a vedere nomi e cognomi in questo giro, Manuela. Sì, ottimo, ottimo, perfetto, vai. Allora, ricordatevi: energia, servizi di pubblica utilità, materie prime e salute. Adesso le andiamo a tradurre in pratica. Allora, due note prima di andare a vedere il tutto. Quello che andremo a definire tra poco è un semplice portafoglio sui migliori settori USA che verrà rivisto alla fine di ogni mese. Quindi seguiteci se volete sapere ovviamente come si rimodulerà nel tempo. Allora, tre dati di base. Chi vorrà seguirlo, orizzonte temporale minimo almeno 5 anni. Quindi fissatevi degli obiettivi, una vostra necessità specifica, e potete eventualmente, se volete, utilizzare queste indicazioni. Quello da sapere comunque è un portafoglio azionario, evidentemente ha una sua volatilità. L'ultima volatilità registrata nell'ultimo anno è del 9,54% e può essere soggetto in alcune fasi di forte tensione del mercato, come quelle che abbiamo visto a febbraio-marzo del 2020, anche a delle discese importanti. Quindi dovete sapere questo. Sì. Detto questo, andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono gli ETF che possono replicare quelle quattro settori che abbiamo visto in testa nella nostra classifica. Qui avete nomi e cognomi, quindi andiamo a prendere degli ETF della società emittente SPDR, sì, quello sull'energia. Ovviamente qui avete il codice ISE e il ticker, sono tutti facilmente comprabili nella borsa valori di Milano. Qui avete quello delle utilities, codice ASE relativo ticker, dei materials, codice ASE relativo ticker, e l'ultimo, quello di SPDR, healthcare, che replica appunto il settore della salute. Qui avete l'ASE e il ticker, quindi avete tutte praticamente i dati per poter operare con facilità. Come funziona? Al primo giorno del mese, quindi siamo ormai verso la fine del mese, domani è l'ultimo del mese, al primo di giugno, quindi si può andare a comprare questi quattro ETF e comporvi questo mini portafoglio. Andiamo avanti per dare qualche altro dato in più. Questo è un esempio di cosa andate a comprare sul settore energetico, quindi io l'ho preso per darvi un'idea più specifica. All'interno cosa vi trovate? Exxon, Chevron, quindi le principali compagnie energetiche americane e non, quotate comunque negli USA. Qui avete i primi 10 titoli che
indirettamente ovviamente andate a comprare quando vi metterete in portafoglio quello sull'energia. Poi di mese in mese magari andiamo a vedere anche gli altri sotto i titoli che compongono i settori più importanti. Poi sì, la cosa interessante da andare a vedere è questo portafoglio come è andato nell'ultimo periodo, quindi abbiamo dato i dati iniziali soprattutto di volatilità e grado di rischio. Quindi è partito il 1 gennaio del 2020 seguendo queste indicazioni e 100 euro, per darvi l'idea, oggi sono diventati 175, quindi ha fatto delle performance molto importanti in questa fase. Qui abbiamo la fase di discesa che avevamo visto all'inizio tra febbraio e marzo del 2020, quindi dobbiamo tenere presente anche questo. E quest'anno come sta andando? Quindi dal 1 gennaio del 2022 i classici 100 euro partiti moltiplicati poi per il vostro portafoglio oggi sarebbero comunque 115, quindi nel corso del 2022 con mercati quasi tutti praticamente negativi questo portafoglio direi che si è comportato particolarmente bene e anche nell'ultima fase vedete è rimasto comunque resiliente in cima a quello che è il portafoglio, okay, e a quello che è l'andamento, quindi non ha subito forti discese, quindi un portafoglio particolarmente resistente direi interessante nel suo comportamento come abbiamo visto negli ultimi anni. Ok, Sergio, ci tengo a dire una cosa, ma insomma poi aggiungi tu perché sarai d'accordo con me, ovviamente quando noi diamo indicazioni di portafoglio, di investimento, ricordiamo sempre che poi è tutto soggettivo, nel senso che non sono come dire analisi di portafoglio personalizzate, quindi attenzione, poi chiedete sempre a una persona di riferimento per gestire il vostro portafoglio personale. Qui ovviamente, correggimi se sbaglio Sergio, noi ci stiamo basando su quello che il mercato ci dice, appunto sui migliori settori del momento, in questo caso dell'S&P 500, e di conseguenza quali risvolti più pratici ci possono essere. Sì, esattamente, dici bene Emanuela, questa è una considerazione ovviamente a livello generale, poi a livello personale ognuno dovrà evidentemente fare le proprie valutazioni con un consulente, con il proprio consulente, evidentemente se un portafoglio del genere può essere nel caso specifico suo a livello personale un portafoglio adatto per quello che potrebbero essere le proprie esigenze e necessità del proprio futuro, quindi soprattutto anche dal punto di vista del grado di rischio e di accettazione, perché è un portafoglio azionario, è soggetto alle proprie volatilità, ha una temporalità minima come abbiamo visto all'inizio comunque da rispettare e quindi dovrete vederlo e calarlo se è possibile sulle vostre evidentemente necessità personali con aiuto ovviamente del vostro consulente personale.